Oggi vi illustriamo una nuova importante iniziativa di Intesa San Paolo, un'iniziativa che ha al suo centro il mercato immobiliare italiano, mercato immobiliare che è un elemento chiave della ricchezza degli italiani e anche una straordinaria possibile leva di crescita economica. La quota di italiani che detiene, che possiede una casa, è una delle più alte a livello europeo. Raramente nella storia economica italiana abbiamo visto due elementi insieme. Il primo, una ripresa economica, e il secondo, condizioni finanziarie di tasso e di disponibilità a erogare il credito estremamente favorevoli. Di fronte alla possibilità di offerta di un servizio di intermediazione immobiliare offerto da una banca, la risposta che abbiamo ottenuto ai nostri intervistati è decisamente positiva. Pensate, due intervistati su tre esprimono un interesse per questo tipo di eventualità. Intesa San Paolo Casa rappresenta per la banca il concretizzarsi di uno dei progetti chiave nell'ambito del piano di impresa, che era l'ingresso di Intesa San Paolo in nuovi ambiti, quindi nuovi mestieri, nuove attività. La casa, quindi il segmento immobiliare, è uno di quelli nei quali per primi abbiamo deciso di entrare, completando quello che è l'intero percorso che il cliente intraprende. Perché facciamo questo? Perché siamo una banca presente sul territorio, radicata sul territorio. Come abbiamo visto nella survey, i clienti ce lo chiedono alle banche, ma lo chiedono in particolare a noi. Perché oggi noi siamo certamente la banca delle famiglie e delle imprese italiane. Uno dei motori principali su cui poter realizzare questo è proprio questo mondo della casa. È un mondo strategico per il paese, è strategico per la nostra banca e noi abbiamo deciso ancora di più di supportare le famiglie italiane nella consapevolezza che se accelera questo paese, accelera anche il valore della nostra banca e la capacità di servire al meglio i nostri clienti.